viso mi sia da stupire, per questo Padre Dio tu dicesti, in terra e cielo operare sempre. Sacerdoti del Signore, benedite il Signore. Santi e umili di cuore, lodate Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. E su di noi lo sguardo benedicente della Madonna e le braccia aperte a nostra protezione del caro Santo Padre Pio arricchiscono la nostra preghiera, confortano il nostro spirito, ci aiutano a camminare nella vita per operare il bene, ma anche a ringraziare Dio per ogni dono che ci fa ogni giorno. Confesso. A Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi per sua intercessione che uniti alla passione di Cristo giungiamo alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ogni parola che abbiamo ascoltato è una luce che si accende nello spirito, nel cuore e nella mente di ognuno di noi. Proprio mi veniva istintivamente il desiderio di mettermi in ginocchio per non perdere nemmeno una di queste parole. Siamo riuniti qui in questo angolo della terra che per un momento appartiene a Dio, perché la preghiera chiama Lui,
Il desiderio di Lui ce lo porta nel cuore e gli angeli lo custodiscono. Ognuno di voi ha portato un angelo con sé. Ebbene, questi angeli lodano Dio in continuazione in paradiso. Là non debbono andare a cercare un angolo o l'altro. Tutto il cielo a disposizione di questi spiriti beati che, mentre lodano Dio in cielo, custodiscono noi sulla terra. La vita di Padre Pio è stata una vita in benedizione. Il suo sacerdozio una benedizione per l'umanità. La sua protezione è un conforto per chiunque lo invoca, nella salute e nella malattia, nella solitudine e nella folla. Non siamo una folla, però siamo una comunità riunita nella grazia di Dio, ma anche sotto queste braccia amorose di Padre Pio. L'avete voluto e io sono venuto ormai da tanti anni. Lo porto nel cuore questo momento, questa scena. Forse i visi cambiano, ma il sentimento, il ricordo, la nostalgia non cambiano. È vero, si ha sempre bisogno di qualcuno che ci apra la strada per le cose belle. E qui voi avete questa pia santa donna, io non faccio elogi di viventi, ma di Maria si può dire, che è un'anima bella, che il Signore ha trovato pienamente disponibile, aperta. Ricordate quando anni fa, più verde, portava i bambini, faceva recitare brani che commentavano il Vangelo, era piena di entusiasmo, sembrava lei la bambina che avviava tutte quelle creature intorno a lei a pensare, a parlare, a raccontare qualcosa di Dio. E allora raccontiamo anche oggi qualcosa di Dio. Quando si dice raccontare, si va con lo sguardo dietro, no? Si racconta il passato, mentre si vive il presente. La presenza di Padre Pio qui è non visibile ma reale. La memoria di Padre Pio è reale in ognuno di noi, perché tutti lo invochiamo, gli vogliamo bene e lo vogliamo anche seguire, perché è un esempio perfetto. Come sacerdote, ecco, mi viene prima di tutto questa immagine di Padre Pio sacerdote, che finalmente può offrire Gesù Cristo nel sacrificio della messa, e lui tremava perché doveva rinnovare tutto quello che Gesù ha sofferto sul Calvario, e mentre rinnovava nella liturgia le parole, rinnovava nel cuore l'offerta. Non sarebbe mai riuscito a salire sull'altare a celebrare la messa se non avesse potuto immergersi nell'amore di Gesù, unificarsi nel sacrificio di Gesù. Infatti nel immaginetto ricordo della sua prima messa scrive: Signore, voglio essere vittima perfetta. Chi è la vittima perfetta? Uno è Cristo. Ebbene, lui come sacerdote ha questo traguardo, vittima perfetta. Cosa mi hai dato? Tutto. Che cosa ti devo dare io a te? Tutto, più il dolore di cui sono capace, l'amore che voglio coltivare, la carità verso i miei fratelli, la pazienza nelle tentazioni, nelle battaglie contro il cosaccio, la bestia nera dell'inferno. E Padre Pio ha vissuto questa storia, vittima perfetta. Io gli stavo vicino sempre, però nelle ore che precedevano la messa mi sarei messo proprio dentro il suo abito, dentro il suo cuore, perché sentivo che lui si staccava da terra,
che era, sì, col corpo là a fianco a me, ma con lo spirito già in alto. Col desiderio, Padre Pio era sulla croce, anche mentre non era sull'altare, ma quando era sull'altare, allora diventava una cosa sola, con Cristo. Ed era commovente vederlo come si muoveva, come parlava, come si raccoglieva, come levava quell'ostia santa. Sembrava che Cristo in quel momento gli avesse messo in mano il mondo, l'umanità, la speranza, la salvezza degli uomini, le malattie degli uomini, le necessità degli uomini, e lui le reggeva e le presentava a Gesù, vittima perfetta. Le sue mani, i suoi piedi, il suo costato sanguinavano durante la messa in modo speciale, tant'è vero che spesso mi toccava accompagnarlo in cella subito dopo, perché doveva asciugarsi un po' il sangue che gli era scorso addosso e riprendere un po' fiato, come si direbbe. Arrivò un anno, il 17 settembre, e il padre la sera si è sentito, la sera avanti, molto male, e allora il sacrista, che doveva disporre tutto per la sua celebrazione, è venuto sul matroneo dove io andavo insieme al padre la mattina prestissimo, alle tre ero già là, e mi ha detto: questa mattina la messa al posto di Padre Pio la devi dire tu, perché Padre Pio sta male. Un attimo, io al posto di Padre Pio sull'altare davanti a questa gente che ogni giorno si trova un santo davanti. Allora ho detto: ti prego, fa un giro per il convento, cerca, vedi di trovare qualche sacerdote disponibile, io sto qua. Girato 10 minuti di corsa è tornato a dirmi: la messa la devi dire tu, non c'è nessun sacerdote pronto. E allora dentro di me ho chiesto perdono a Padre Pio: padre, ma io adesso devo salire l'altare al posto tuo, ma io non salgo l'altare al posto tuo, sei tu che in me sale l'altare. E da quel giorno ho sempre chiesto a Padre Pio di salire lui per celebrare la messa che io celebro. Glielo dico ogni giorno, lo sa da sempre e sarà sempre così. Questo mi conforta tanto e mi fa anche, come dire, tremare di meno al pensiero che io, vissuto vicino a un santo, santo non sono per niente. E ecco, allora finì la celebrazione della messa e di corsa andai nella sua cella e lo trovai vestito così, col suo abituccio umile, raccolto come un pulcino sopra un banchetto. L'ho guardato, mi ha guardato, io sono caduto in ginocchio e gli ho detto: padre, questa mattina mi è toccato di celebrare la messa al posto tuo. E lui alza un po' la persona alla testa e dice: e beh, perché? Che c'è di male? No, niente di male. C'è che io non sono un santo come te, l'ho pensato, ma per rispetto non glielo potevo dire. Però io ho capito una cosa, che con quell'episodio Gesù mi avvicinava molto di più al Padre, e io allora dovevo capire fino in fondo cosa vuol dire essere sacerdote e sacrificare Gesù Cristo. Significa quello che ho detto prima, che se sacrifichi Cristo ti devi sacrificare con Lui. Tu devi essere, come diceva Padre Pio, pane fresco per i denti affamati. Tu devi essere vino squisito per le gole asciutte. Tu non vivi più per te, sacerdote. Cristo ti ha messo in mezzo al suo popolo e tu devi alzare le braccia per arrivare fino a Lui e devi abbassarti nell'umiltà fino ad arrivare a ognuno
dovunque si trova, nel dolore, nella gioia, nella malattia, nel dispiacere, nella vecchiaia, nella giovinezza, nell'infanzia, tu non esisti più. Questo è essere vittima perfetta. Ho avuto anni di tempo per riflettere e meditare, per guardare e imparare. Molte volte mi chiedono: ma quanti anni sei stato vicino al Padre Pio? Io dico: non lo so, forse 5 minuti, ma no, di meno. Io sarò stato 3 secondi vicino al Padre Pio. Anni, secondi. Così è il tempo che passiamo sulla terra vicino ai santi, come se fossimo già in cielo con i santi. Ma noi siamo qui questa sera perché ci vogliamo arrivare là. Volete perdere la strada del paradiso? No. Non conviene proprio, no. E Padre Pio è qui con noi per questo motivo, perché ci prende uno per uno. Gli ho detto una volta: Padre, ma io, sia adesso che tu stai qua e anche dopo, io ti affiderò tutte le anime che il Signore affida a me. E lui ha alzato le braccia e ha detto: figlio mio, quante mani le affidiamo queste anime? E io ho aggiunto: Padre, delle mie mani io non mi posso fidare, perciò l'affido a te. Lui ha riflettuto un attimo e poi mi ha detto in dialetto: e va buono, no? Come un padre dice al figlio: se deve fare così e facciamo così, però mi ha detto: fai la parte tua. E questa è la mia missione, perciò sono qui questa sera. Con Padre Pio si va, si cammina, si sale verso Gesù. La consolazione che ci sta dando in questo istante Gesù ci deve riempire per questa sera, quando tornate a casa, domani, gli altri giorni, gli altri mesi, gli altri anni, perché è troppo bello sentire dentro di noi, finalmente, in un mondo di guai, la gioia di Dio è grande. Io vi assicuro, capiterà qualche notte che non riuscite a dormire per la troppa gioia. Così fa il Signore. E Padre Pio ci sta con noi. Gli ho detto: io poi ti chiederò, tu mi ascolterai sempre? Figlio mio, mi ha detto, io quando ho preso un'anima non la mollo e con te ci sarò sempre. Io non ti lascio solo. No, così, proprio queste parole mi ha detto, sempre così. Mi vuoi vedere? Mi vedi. Mi vuoi abbracciare? Mi abbracci. Mi vuoi parlare? Mi abbracci, mi parli, quello che vuoi. Come facevo allora? All'improvviso lui stava pregando, mi girava, mettevo in ginocchio davanti a lui, lo guardavo, gli dicevo qualcosa e il padre sorrideva, a volte mi stringeva il cuore, a volte mi guardava e mi dava solo un bel sorriso che per me era altro che davvero già il paradiso. Questa vittima perfetta Gesù l'ha dato al mondo, l'ha data all'umanità in questo secolo. Dice San Giovanni Paolo, lo sapete, ringraziate con me Gesù perché ci ha dato Padre Pio e ce l'ha dato in questa generazione. San Paolo, San Benedetto, San Francesco stesso, santi, gloriosi, però non li abbiamo potuto vedere. Invece, vuole dire il Papa San Giovanni, Padre Pio, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo toccato, è vero. Allora, portiamo su di noi, anche sul nostro corpo, le tracce dei contatti invisibili ma reali di Padre Pio. Padre Pio lascia il profumo spesso, lo sapete, no? Sapete? Sì. Voi chiedetelo quando volete, proprio dice: Padre, ma te ne sei scordato di me? E vedete che arriva, se non altro, col profumo. Bene, quel profumo di Padre Pio io auguro a voi di portare sempre con voi dovunque andate, e poi vedrete le meraviglie di Dio. L'altra cosa che chiede Padre Pio a Gesù: sacerdote santo. Lui si è offerto a Gesù vittima la prima volta per 3 anni per tutti i suoi frati, quelli della sua provincia,
Dopo i 3 anni, un'altra volta ha ripetuto l'offerta. Dopo i 6 anni voleva ripeterla ancora. Gesù ha detto, fermati, questa volta tu ti offrirai per tutta l'umanità. E in mezzo a questa umanità, sapete chi ci sta? Sono i sacerdoti, i ministri della grazia, quelli che vi assolvono dai peccati e vi danno il pane di vita che è Cristo. Padre Pio, quando ha chiesto di essere sacerdote santo, si è preso, proprio l'ha preso su di sé, la croce di tutti i sacerdoti. Quanti sono arrivati, me lo ricordo, tutti i giorni a lui? Quanti sacerdoti veramente hanno cambiato, diventati pieni di zelo, di amore, di pazienza, di proprio spirito paterno, amoroso, materno delle anime. Quando arrivi in una parrocchia dove c'è un sacerdote che ha conosciuto Padre Pio, o lo invoca, lo ama, tira aria diversa. Ma questo non solo in Italia, ma anche all'estero, Francia, Spagna, Portogallo, e Polonia, Svizzera, dunque sono andato. Quando c'è un sacerdote che è legato spiritualmente a Padre Pio, si respira un'aria diversa. E io ringrazio il Signore perché ci ha dato questo sacerdote santo. Noi dicevamo Padre Pio santo di Dio. All'inizio non lo potevamo dire, dicevamo soltanto Padre Pio segno di Dio, forse voi ve lo ricordate. Poi piano piano, ora possiamo dire Padre Pio santo di Dio, la Chiesa l'ha canonizzato, l'ha dichiarato santo. E che santo è in tutto il mondo, dovunque ci sono fedeli, devoti di Padre Pio, dovunque, nei 5 continenti. Io stesso ricevo email e tra, come si dice, mezzi simili tutti i giorni da tutto il mondo, e ringraziano e chiedono e si affidano e ricominciano da capo e si verificano miracoli. Santo sacerdote. E poi quella sua vita umile, quanti miracoli ho visto con gli occhi miei. Vi assicuro che nessuno di questi miracoli mi è rimasto così impresso come l'umiltà di Padre Pio. Riteneva di essere il grande peccatore dell'umanità, indegno di essere esaudito, indegno di salire all'altare, tremava. Questa umiltà è stata la lezione più bella. Io prego Padre Pio, un po' alla volta, di farvela entrare nella mente, nell'anima. Siate umili, avrete vinto tutte le battaglie, tutti i nemici dovranno scappare, allontanarsi da voi, perché il demonio, mentre rincorre i superbi e prima o poi li acciuffa, e gli umili ha paura. E credo che Padre Pio, se vi ha portati, vi ha chiamati, vi benedice, vi abbraccia, vi conceda anche questa vittoria preziosa finale, per cui la fede diventa luce per l'eternità. Piedi. Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché a tutti i popoli della terra sia predicato il Vangelo e si faccia un solo ovile con un solo pastore. Preghiamo. Ascoltaci, perché il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, nella fedeltà al mandato ricevuto da Cristo, compiano con coraggio e dedizione la loro missione di pastori per il bene del popolo di Dio. Preghiamo.
perché sulla base dei principi evangelici siano riconosciuti a tutti gli uomini i diritti alla libertà, al lavoro, alla pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché quanti si ispirano all'ideale francescano amino la Chiesa e seguano le direttive dei pastori scelti da Cristo per governarla. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché attraverso la partecipazione all'Eucaristia ci santifichiamo alla sorgente stessa della santità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Canto numero 8. Signore. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore, di offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, di offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e bene salute di tutta la nostra santa. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo su questo altare nella memoria di San Pio. Concedi che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo di ottenere i frutti della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio il fuoco di una grande carità verso il Signore Gesù e associato la sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce. E ai fratelli afflitti da pene nell'anima e nel corpo ha rivelato la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore. Oh.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni col tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Onoriamo il Signore con la nostra fede. Affidiamo a Lui tutte le nostre necessità con la vera speranza, ma soprattutto amiamo qui sulla terra come si ama in cielo. Padre, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li ricambiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, mentre attendiamo che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare al sacramento, ma mi sono dato la parola e io sono salvata. Canto numero 12. Vieni, o dolce re, vieni a me,
La sua gloria.
Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Preghiamo. O Signore, ci hai nutriti a questa sacra mensa. Concedi che, seguendo le orme di San Pio, ti serviamo con dedizione piena e ci prodighiamo con carità verso i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Innanzitutto benediciamo il Signore per aver vissuto questo tempo, questo momento in compagnia di San Pio, che possa benedire tutta la nostra comunità parrocchiale, anche tutta Sulmona, la città, Pratola, e che ci possa aiutare anche in questo percorso sinodale. E ringraziamo anche padre Guglielmo, testimone vivente della santità di San Pio, e quindi anche della santità di Dio. Ognuno di noi, in virtù del battesimo ricevuto, siamo tutti aspiranti santi. Quindi è importante anche che costruiamo pian piano questa santità, così come l'ha costruita San Pio, e invocando i santi, lui e tanti altri, ognuno abbiamo il nostro onomastico, quindi invochiamo il nostro santo affinché ci aiuti a diventare santi. Ringraziamo di nuovo padre Guglielmo e tutto lo staff che è venuto, che lo sostiene, che in questo pellegrinaggio, che oramai sono diversi anni che viene qui, per me è il secondo, però so che la sua presenza è stata costante, anche molti figli di San Pio, così come è giusto chiamarsi, e che lo andate a trovare, eccetera. E allora concludiamo ricevendo proprio la benedizione del Signore, sperando che non ci benedica anche con la pioggia. Grazie a te che ci accogli sempre con tanta affabilità e carità fraterna. Per loro è carità paterna, per me è fraterna. Grazie, il Signore ti ricolmi di benedizione, di conforto e anche di doni straordinari, quelli che servono perché tu possa portare tutta la comunità verso il Signore ogni giorno. Dimenticato anche i benvenuti che stanno. Ci aggiungiamo anche sotto la protezione di padre Pio il nostro carcere, tutti i detenuti che sono lì e che molto spesso soffrono anche non solo per le loro colpe, ma anche per le nostre negligenze. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Arriva il dono di Maria, dillo tu. Sì, allora voglio due cose subito. Padre Pio ha voluto lui farci mettere là. Mi chiamò Don Gaetano, l'amato parroco di tanti anni fa, mi fece fare catechismo a due sposi che volevano sposare in fretta e mi disse: preparali un po' tu.
per il matrimonio. Io sono andata due volte alla settimana e alla fine erano due laureati. Ho detto: mamma mia, sono 20 anni che faccio catechismo alla prima, che linguaggio posso usare? Allora che ho fatto? Ho preso un bel Vangelo ciascuno, ho detto: guardate, facciamo parlare Gesù, leggiamo il Vangelo e poi ognuno di noi deve pensare, dire quello che Gesù ci vuole dire. Alla fine furono tanto contenti e dopo un po' di giorni mi portò un pacchetto quella lì. Io non, ho detto: non ci paga la parola di Gesù, Gesù è dono. Allora porto una bella scatola, l'apro e la vedo. Allora ho detto: se la tengo in casa mia serve solo a me. Allora la metto là, così chiunque passa, Padre Pio, e prega. Allora, un'altra cosina. L'anno scorso Padre Pio ha mandato il messaggero, l'angelo a tutti, però c'è un altro contatto con Padre Pio, il profumo di rose e di altri fiori. Allora io ne ho fatte tante, bastano per tutti e le daremo a tutti, anche se non c'è il profumo, e per il messaggio Padre Pio ce lo manda. Dentro altri pacchi di rose. Allora, che qualcuno le può distribuire? Come no? Sì, bravo. Bravo. Fic, capisci, ma io mi piglio questo. Tutta la via giusta, il cenno basta del pastore, ma la tua voce fa rumore. Ma che cosa?